L'accordo con il PDL serve per vincere in Lombardia. Con questo accordo vincerò in Lombardia con buona pace dei miei avversari. Dopo l'intesa con il PDL, oggi l'entusiasmo del segretario del Carroccio Roberto Maroni. Maroni spiega di non aver paura degli avversari Umberto Ambrosoli e Albertini. Albertini, scherza il leader della Lega, mi sembra destinato ad un modesto piazzamento. Aveva detto che se avessi vinto mi avrebbe regalato una Ferrari. Bene, allora gli dico di prenotarla. Tutto è partito dopo l'accordo notturno siglato fra Popolo della Libertà e Carroccio. Abemus Papam, questa notte. C'è? Questa notte alle 1.30 è stato firmato ad Arcore l'accordo tra la mia formazione politica e la Lega Nord, firmatari per il Popolo della Libertà Silvio Berlusconi e per la Lega Nord Roberto Maroni. Per quanto riguarda il candidato premier, Berlusconi precisa che è ancora da decidere, ma per la Lombardia è fatta. È un accordo che mi soddisfa molto, aggiunto oggi Maroni, perché posso ragionevolmente affermare che in Lombardia si vince. Lo stesso Maroni ha escluso una candidatura diretta di Silvio Berlusconi. Il candidato premier non sarà Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha accettato la richiesta di non candidarsi premier. Su questo punto ho sentito che il presidente Berlusconi ha indicato come possibile candidato premier Angelino Alfano, è una persona che stimo, non mi dispiace, ma visto che lui ha indicato questa persona, io mi permetto di indicare da parte mia personale un'altra candidatura che è quella del ministro Tremonti. Quindi la partita lombarda è chiusa e la campagna elettorale si avvia allo scontro diretto. Non manca molto alle urne e il prossimo mese e mezzo si annuncia caldissimo.